La conferma di quanto si temeva è arrivata questo pomeriggio dal quartiere Bella Farnia. Nella comunità indiana di Sabaudia il virus circola in modo sostenuto e diffuso. Circa un tampone rapido su tre è risultato positivo e dalle interviste della ASL emerge che si tratta di persone che vivono e lavorano stabilmente in provincia di Latina, non quindi di passeggeri arrivati negli ultimi giorni dall'India. E lo Spallanzani dirà nei prossimi giorni se tra questi positivi circola la variante indiana. Il prefetto di Latina ha convocato una riunione d'emergenza con ASL e sindaci del territorio. In tutta la provincia non esiste più un Covid hotel ed è urgente trovare già da stasera una collocazione per chi andrà in quarantena. Cerchiamo di fare tutti insieme la nostra parte, insieme alla ASL, alle forze dell'ordine, e vediamo un attimo che cosa sono i riscontri a fine giornata. Speriamo che vengano fuori delle strutture, stiamo cercando appunto di garantire un intervento velocissimo per evitare di prendere misure ancora più drastiche. A fine giornata il numero di positivi potrebbe oscillare tra i 100 e i 150, persone che non possono tornare in casa sovraffollate per evitare di diffondere ulteriormente il contagio. Fa ben sperare la collaborazione della comunità indiana, in centinaia si sono presentati per lo screening rispondendo alla richiesta delle autorità italiane e di quelle religiose. La comunità vive con tante altre comunità, con locale cittadinanza, sul posti di lavoro. Con questa iniziativa noi possiamo starsi tutti tranquilli, sia la comunità sia tutta la cittadinanza.